Buonasera a tutti, sono coinvolto nel Comitato Sull'Ambiente Porto Urbano. Il Comitato Sull'Ambiente di Porto Urbano è il primo che ha preso in considerazione il problema delle centrali. Esattamente qui a Lugna. Era a settembre del 2009 e già quella volta eravamo preoccupati. Stavamo ragionando sul fatto che all'inizio dell'anno era arrivata la Cereal Docks e quello forse poteva essere stato una valutazione così presa a cuore leggero. Tutto il resto credo sia avvenuto perché qualcuno, e qui dopo farò un piccolo sottotitolo per l'amministrazione comunale di Porto Urbano, non abbia preso in considerazione effettivamente il pericolo. Siamo arrivati a un punto quasi che c'è stata una spartizione del territorio, centrali da tutte le parti, tra cui abbiamo sempre detto quelle che bruciano direttamente sono assolutamente da condannare. Il territorio era completamente disunito politicamente, perché a San Donà di centrali assolutamente non ne abbiamo viste, e neanche a Provagione qualcuno. Qui purtroppo, ma lo avevamo già detto quella volta, terra di conquista, non sto a ripetermi con tutte le problematiche che abbiamo detto, io personalmente le ho ripetute tutte 100 volte. Da quella volta molte persone mi hanno contattato, abbiamo messo in funzione tutto un meccanismo, sono sorti altri comitati importanti che hanno affiancato il Comitato Salute Ambiente, che si sono aggiunti, che hanno dato in più l'associazione Lime e avanti di questo passo. Abbiamo spedito 10.000 firme a Zaia, per cui il nostro sindaco doveva già tenere presente che il territorio aveva intuito che c'era un gravissimo problema. Quello che voglio dire è che ci siamo mossi quando i buoi erano già scappati, ma non solo i buoi, le porte erano state portate via. E adesso bisogna ricordare certe cose che qua nessuno le ha nominate. Porto Urbano sta ancora combattendo per il risanamento della pirite per fosfati. La perfosfati ha fatto decine di morti. La pirite non è solamente quella che troviamo sul terreno, è quella che era andata a finire sui vestiti della gente, sulle verdure della gente, sui polmoni della gente. Quindi la pirite in sé, ma tutti quanti i componenti e comunque. Discorso diverso da ricordare anche la mira. Quando c'era la mira, e non era solamente una questione politica, si sono mossi tutti quanti in maniera precisa. Qui adesso abbiamo aspettato che cosa? Abbiamo aspettato che la Cereal Docks, vabbè, poteva essere stato uno sbaglio. La SIGECO è già diverso, perché l'amministrazione lo sapeva già dal 2008 che c'era qualcosa che si muoveva. Della Zignago non ne parliamo, perché la Zignago, ed è impossibile non essere consapevoli con tutti i documenti che abbiamo presentato, con il fatto che va a incidere drasticamente su tutto il territorio, che nessuno si sia reso conto. L'amministrazione comunale di Possalta sta creando un danno irreparabile per tutto il territorio portoguarese. Non è che per Lugugnana, per Porto Urbano, per Torresella, per Giussau, risolto il problema della SIGECO, abbiamo risolto tutto. Non abbiamo risolto niente. Noi andremo fino in fondo finché sicuramente le tercentrali che funzionano direttamente devono essere chiuse. Sulle altre ragioniamo, perché la legge non era fatta così, era fatta in funzione di chi già aveva un'azienda agricola, di chi aveva un territorio da poter smaltire eventualmente i residui. Ecco. Quindi ci sono valutazioni ben precise da fare. Io spero che l'amministrazione comunale torni velocemente un po' a ritroso e in suoi passi. Non si può continuare a collaborare con un comune come Possalta che
ci ha dato per falsi, non ha rispettato quello che ha detto pubblicamente. Tutte le cose che ha parlato sono state puntualmente smentite. Per poter parlare i comitati hanno dovuto andare davanti al giudice, che già in prima istanza aveva annullato quel ricorso. Abbiamo dovuto spendere soldi nostri per poter cosa? Per poter dire un giudizio, qualcosa che è palese, e non abbiamo fatto ricorso ulteriormente per chiedere i danni, perché sarebbero stati ulteriori soldi pubblici dei cittadini di Possalta. Perché mentre quasi ci siamo tassati tutti per fare il ricorso e per dimostrare che avevamo ragione, qualcun altro si è difeso con i soldi delle pubbliche amministrazioni. Le rotonde le fa con i soldi della pubblica amministrazione e li paghiamo tutti quanti noi, quindi privilegi per poche persone a discapito di tutti. Poi fra l'altro, quando speriamo che non accada, ma sicuramente i dottori ce l'hanno cantate ma molto male, ci rivolgeremo ai medici, non ai politici, per risolverci i nostri problemi. Quindi io credo che adesso, chiuso un certo tipo di discorso, dobbiamo fare un percorso assieme. Non abbiamo assolutamente più tempo da aspettare, e il principio di precauzione bisogna applicarlo immediatamente. Grazie a tutti.